Siamo all'inizio del XXI secolo. Il mondo intero è sconvolto dai giochi per cellulare e dalle slot machine. Sulla faccia della terra le sale giochi sono scomparse e dove prima si vedevano flipper e cabinati ci sono solo desolati deserti. Tuttavia, un gruppo di agguerriti videogiocatori è sopravvissuto. Ah, eccoci qua. Avevo disabilitato il microfono, comunque. Eccoci qui. Ciao Wonderboy 112233. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Ago, ciao SK, ciao SF Champion. Eccoci qua di nuovo, ben ritrovati. Come vedete sta partendo la schermata di attesa che avevo preparato, che avevate già visto nel precedente stream. Tra poco partiremo. Ancora un attimino.
creare varie scenette con i vari personaggi dei videogiochi e questo è il risultato. Comunque aggiungerò ancora qualcosina nella mia fervida immaginazione, ancora qualcosa da poter far vedere. E comunque adesso tra pochissimo partiremo con un attimino di loop dell'introduzione e poi alle 22:30 partiremo con una sorpresa. Perché si vede che la musica è più alta, allora la prossima volta magari ne abbasso il volume. Probabilmente la copre. Benissimo. Siamo all'inizio del XXI secolo. Il mondo intero è sconvolto dai giochi per cellulare e dalle slot machine. Sulla faccia della terra le sale giochi sono scomparse e dove prima si vedevano flipper e cabinati ci sono solo desolati deserti. Tuttavia, un gruppo di agguerriti videogiocatori è sopravvissuto. Eccoci qua, bentornati con i Mame Retro Avengers su Twitch. Io sono Leo, un saluto, buonasera da parte di tutti i nostri followers, quelli che ci stanno seguendo sia da tempo e sia quelli che si sono appena messi in contatto adesso. Sì, esatto, questa era la sorpresa, l'introduzione fatta da SK, se non sbaglio, se magari Nick può confermarmi. Comunque questa era la sorpresa, anche sì, esatto, anche se non so come tradurlo, ma comunque non importa, presumo sia il nostro nome giapponese. Questa era la seconda sorpresa della serata, una introduzione che ci sarà ormai quasi sempre, in futuro magari verrà aggiornata, come aggiornerò anche la mia introduzione, e adesso possiamo anche procedere a giocare. Dunque, allora, questa sera proporrò una serata tematica della famosa Siga, ossia tre giochi di cui sono praticamente tre platform, solo che uno è un clone, diciamo, di Contra Grisor, si tratta Beirut che è del 1989. Altri due sono platform games, ossia uno è Teddy Boy Blues del 1985 e l'altro, il ben più famoso, Flicky,
del 1984. Ok, detto questo, potrei andare anche ad iniziare e comincerei subito con Notte di Boy Blues. Eccolo qui. Allora, velocizzerò un po' l'IC check perché è lento da morire, con F10. Eccolo qua. Ditemi se la mia voce si sente bene e se l'audio del gioco è perfetto abbastanza. E poi andremo a cominciare. Velocità della luce. Bene, un pochino basso il gioco, sì. Ok, allora adesso andiamo ad alzare un attimino di default. Ok. Bene, 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 bene. Bene, ma ci proviamo. Ciao MPGD! Boh. Ecco qua, permetto col dire che questo è un gioco che all'epoca giocavo abbastanza, da quando avevano portato via Flicky ci dilettavamo con questo. Ora non arriverò a tanto, per carità, saranno già tanti che riesco a fare 10 livelli, però insomma è un giochino divertente e in tematica sigla ci sta tutto. Ecco, una delle cose scoccianti è che se si resta fermi per troppo tempo sul posto viene la fiamma che brucia la piattaforma sottostante e ci fa cadere se per caso stiamo lì per troppo tempo. Round. Ciao Killjoy, 24-2042. Esatto, anche perché penso che i grafici siano un po' gli stessi. Ecco, questi sono i livelli dove si fanno i punti. Come vedete, i nemici non li uccido subito, ma li rimpicciolisco e cadono a terra. Una volta caduti a terra, se io li lascio andare, si trasformano in mini Pac-Man e mangiano il tempo sotto. Una volta che il tempo è arrivato a zero, va da sé che perdo la vita.
Ciao Scarax73. Cucini Pio.
Yeah. Ah. Vabbè, dai, ne sono un'altra. Vabbè, perché mi sembra che già fosse il loop infinito, perciò come riscaldamento non va malaccio. Più giusti per parecchi punti. Ah sì sì, ah, ma ormai vuoi selezionare. Vabbè, la prossima partita allora. È perché una volta che si parte con quel bonus stage, si continua con quello. Ciao Luca Di Massimo! Mm.
Dium! Andiamo un po'. Vabbè, vediamo. Azienda. Parodius di A, dunque non è in programma, però lo posso fare aggiungendo magari le ROM su questa versione. A rifare sti livelli passa una vita, una vita basta. E dai, non ero un contento. Allora adesso devo riaprirsi, no? Essenzialmente i livelli sono facili, perché però dobbiamo già trovare i pattern adeguati. E
40 punti. Esatto, per quelli di Fantasy Zone. Sto andando proprio letteralmente a memoria. Ah, signora. Vabbè, qui. Sto studiandolo meglio. Allora, 15. Sto andando letteralmente a memoria. Ecco. Questo è il secondo labirinto. Per carità, ne facevo comunque all'epoca, ma ora
proprio livello schiappa. Sì. Ok, adesso farò vedere anche l'altro livello bonus su richiesta del buon ago. Dobbiamo trovare, se non sbaglio, i tesori dispersi, anzi dispersi nascosti nella stanza. Cadaveri non rimangono a terra per sempre, dopo un certo punto si trasformano in mini Pac-Man e vanno a mangiarmi praticamente il tempo. Dopodiché, a tempo zero, è una vita persa. Queste sono le maschere caratteristiche fatte a drago, tipiche della Cina o del Giappone, correggetemi se sbaglio. Thank you.
magari con l'audio scritto. Ciao Paolo Rave! Ma non è, infatti con tutti i cati così. Ok, ne facciamo un'altra con lo stage desiderato da Ago. Posizionandosi nel posto giusto si possono avere parecchie soddisfazioni e aia in termini di punti. Infatti mi ero lì dappertutto ancora che sul posto giusto. Io adesso mi sono concentrato più che altro sugli altri titoli che tra l'altro con Beirut continuando ho fatto nuovo record italiano aggiornato e impatto. No, va in loop sto gioco qua, che sappia io va in loop. Che sono arrivato al 60°. Se la giochi continuando, ma poi non so se. Ciao SK, se non ti ho salutato saluto adesso.
Testa in una maniera, una velocità incredibile. Thank you.
una roba. Corner.
testa diretto. Beh, dai. In base alla pratica pensavo peggio. Pensavo peggio. Ok. Bene, direi allora che si può passare al secondo gioco. E si tratta di Flicky. Allora, Flicky mi ricordo che è uno dei giochi dove riuscivo a fare counter stop, cioè praticamente arrivavo a 9.999.999 e lì il punteggio si bloccava. Ok, dopo ti andavi avanti in questo ga round fino all'infinito, ga loop infiniti. L'unica cosa che non mi ricordo sono i bonus che ogni tot schermi escono fuori. Adesso comunque vediamo, perché credo escano in base al tempo. Ecco, un po' più. Comunque Flicky ci dà un po' più nel sangue. Diamantino da mille. Ditemi com'è la musica. Il volume dell'audio. Ok, ok, appa. Mania, sì, anche quello è un bel gioco a loop infinito. Che tra l'altro la musichetta di Flicky, se non ve ne siete accorti, è la stessa musichetta che ho usato per la schermata di attesa. Eccoci, Ursi, esatto. Da ricordare su Mattmania il mitico Coco Savage, che era il terzo personaggio, il moro, che era più difficile del campione. Quando ti prendeva erano mazzette. Che ti grattava la testa, tum, tum, tum. Ah, quando ti prendeva era molto difficile scappare dalla serie di prese che faceva. Boh, allora qua se riesco c'è il primo bonus da 20.000 punti. Qui.
Allora, qui come obiettivo, diciamo che mi sono preposto di raggiungere il milione, dovrei arrivarci più o meno. 40, 40, 45 schermi dovrei farcela raggiungere il milioncino. Thank you.
E mi ha dato anche il bonus. Improvvisazione. Sì, l'hanno fatto anche per Mega Drive ed è abbastanza fedele. Tranne che per il meccanismo dei bonus. È un po' diverso. Da troppo tempo, però non so se mi dà il bonus di fine. Vediamo un po'. Yes! Perfetto! 1,5, caspita! Tanto. Bueno. Oh, adesso tacco un po'. Thank you.
Questo è un livello un po', se così vogliamo definirlo, da bestemmie, perché i buchi sono stretti, bisogna incastrarli. L'ho fatto velocemente perché dopo il prossimo bonus non me lo daranno, ve lo do 1 milione, se fatica, tanto fatica. Miracoli, cosa ha fatti? Number AS. Adesso c'è il livello targato Siga. E dopo di questo si ricomincia da capo.
con le finestre e gli oggetti da lanciare diversi, sfalsati praticamente per livello. Adesso praticamente i livelli vanno in loop fino a un certo punto, ovviamente aumenta la velocità dei gatti e anche del bruco. I bonus non ci sono più. Sequenza finale, sì, quella degli mover. Diamanti se presi hanno un punteggio variabile dai 100 fino ai 3000 punti. Il programmatore non dirlo in giro.
100 milioni. Neanche malaccio. Psychic 5, il fantomatico per 16, verde, la stessa cosa. Generatore di panzane. Thank you.
prendere l'auto e investire i nemici. Che fa auto? Con il sasso si fa i due giudi. Oddio, un'enciclopedia anche. Ciao Tep Broz! Qua da questo corpo e vai. Guarda. Purtroppo. Eccolo qua il giro giusto. Se facevo prima, vabbè. Sì!
Migliore di quello che mi aspettavo. Prima e faccio bene anche questo e arrivo al bonus perché i salti sono molto risicati. Bene dai, sono contento. Adesso cambia. Modality addirittura. Sapevano farlo, dovevano farlo, e per la censura, Bene. Vabbè dai, chiudiamo qui il terzo loop al 96esimo. Ecco qua. Bene. Ok, io direi passare al terzo gioco, a Beirut. Grazie SK. Ecco, questo qua è un gioco che l'ho giocato pochissimo in un bar a Taglio di Po, e all'epoca sì, lo finivo, per carità, però dopo non l'ho più visto in giro da nessuna parte. Vuoi perché magari il titolo anche Beirut è una città dove ancora c'è la guerra, vuoi che magari non sia stato commercializzato tanto per questo motivo, proprio per via, magari non so, della censura, dei giletti diplomatici.
Come avete visto, si tratta di un incrocio tra contra, super contra e tutti i geni che ci sono venuti dopo, però non ha avuto, diciamo, quella spinta in più il gioco che poteva avere fatto un po' più di successo, ma comunque è giocabile lo stesso. Allora, vi dico subito che giocherò la versione bootleg, perché è attualmente la diciamo meno bastarda in termini di energia di vite. Perché la versione normale, tra l'altro compresa quella giapponese dove ho fatto il record, si parte con due vite e due tacche di energia blu, ok? Esaurita una tacca me ne resta una. Quando mi esaurisce anche l'altra, parto con una vita, però le due tacche restano nere, non sono blu. Persa la vita, non ripristina l'energia resta zero, perciò è come che si avesse una vita o un'attacca per la serie One Kill Shot. Ecco, questo spiegato l'arcano, che ovviamente se si perde una vita con quattro tacchi vengono ripristinate tutte e quattro. Ripeto, il record italiano per ufficializzarlo l'ho fatto sulla versione giapponese, che è quella appunto con l'energia tra virgolette bastarda. Questa, se volete finire il gioco e fare un po' più di pratica, è la versione che consiglio, il bootleg della Dazza. Ecco, allora il pod viola fa aumentare la potenza di una delle quattro armi che ho a disposizione, e in tutto il gioco questa è quella si vede che è la più utile. Poi c'è il pod blu, che è questo, che mi riempie un'attacca di energia fino al massimo di 6, ovviamente aggiunge un'attacca, non la riempie. Per riempire la barra completa ci vuole il pod verde. Vediamo se viene fuori. All'inizio del livello vengono annullati. Sparo, ma
Power all'epoca, quando avevo Mega Drive e Super Nintendo, lo prendevo anch'io. Prendevo sia Zap, The Game Machine, Console Mania e Game Power. Diciamo la monotonia, c'è un livello di stile shot and map, ma nulla di che. Thank you.
prese a un livello discretamente tosto. Ciao. Sì, grazie ragazzi. Sì, posso. Facciamo un bel FD.
10. Voilà. Voilà, grazie Scarax, grazie a tutti. Ciao Alessandro Reina. Bene, allora, dato che c'è un pochino di tempo, se permettete, io avevo pensato di fare un'incursione anche a niente poco di meno che dov'è? Eccolo qui. Mi è sempre piaciuto come giochillo. All'epoca facevo circa 400.000 punti, il famoso gioco della felice. One coin clear. Stava nel dividersi e poi prendere il modulo aggiuntivo. Perché? Perché se per caso venivamo colpiti da uno sparo da un nemico, ci toglieva tutto, però restavamo in vita, cosa che adesso se veniamo colpiti ci fa perdere direttamente la vita. Ah sì, Tufo Robot Hangar, sì, ho giocato anche quello. Però almeno... Oh, questo lo trovavo al paesino vicino. Invece qui, almeno a taglio di po, trovavo sempre questo. Era... Oh. Beh, ma arrivano qui senza te avviso. Alcune sequenze di nemici, se sei sulla sinistra ti arrivano a destra, se sei a destra ti arrivano sulla sinistra, come adesso, ecco. Cioè, alcune diciamo sequenze sono abbastanza prevedibili. Inoltre, appena ci agganciamo abbiamo circa un secondo, quasi due di invulnerabilità.
come dicevo, quando ci diviniamo e prendiamo il modulo aggiuntivo, se ci prendono ci spaccano tutti i moduli e non veniamo uccisi, viceversa siamo vulnerabili. Quando raggiungiamo la fusione A, la fusione con i moduli e veniamo colpiti, torniamo a tre moduli. Questo fa sì che possiamo ancora riprendere i moduli e sganciarci ancora dalle navicelle, perché ricordiamo che lo sganciamento delle navicelle non è infinito. Abbiamo 3F. Secondo. E diciamo che il gioco ha una sorta anche di run, nel senso che se si fa il primo con la, se si fa il primo boss con la prima vita, poi si arriva al secondo lo si fa con una vita, il terzo boss non è il Mazinga ma è il secondo boss più incazzato di nuovo. Se invece perdiamo una vita dopo il secondo boss, arriva il terzo, praticamente quello ufficiale, che è il robot con quattro braccia sul disco volante stile Godrey. Vedete, appena agganciato dispongo di un po' di dinero. Ecco, questo è lo sparo peggiore a 4, perché ha dei spari rotondi che si esauriscono fino a che escono dallo schermo. È, diciamo, la forza fra virgolette peggiore. Boh, adesso mi sono unito, sono invulnerabile. Esatto, sì, anche quello. Adesso io faccio così, sono andato a 3 moduli e posso prenderne ancora in modo da avere sempre il ricambio delle F. Quinto, voglio, dovrei avere io Mazinga. La quinta forza è molto potente, che basta incrociarlo lì in mezzo e lui non scappa più. Solo che adesso devo fare, mi devo per forza far abbattere e tornare a tre, e così sarebbe, diciamo, il pattern per cercare di resistere il più possibile. Thank you.
mi ha fatto passare. Vabbè, dai. Poi restando in tema sempre robot, ci sarebbe Finalizer. Eccolo qua. Della Konami. Qui arrivavo a fare 2-3 milioni per via di un trucchetto abbastanza semplice per fare punti, che adesso mostrerò. E sarebbe questo: prendere la F e andarsi a smaltare contro i nemici. Ecco, no, adesso come che ho fatto un po' intanto. Il trucco è questo. Adesso mi hanno a guardare. Ok. Allora abbiamo lo sparo a destra e lo sparo a sinistra. Lo sparo a sinistra e lo sparo normale dove spara con la pistola. A destra invece se abbiamo lo scudo ci lo teniamo premuto per proteggerci da eventuali spari. Oh, questa è la forma suprema del robot. Non so se ci fare un flash. Lo scudo ha una durata limitata, 3-4 colpi. Devo capire molto dal colore. Ciao Nick, alla prossima, grazie di essere stato con noi, della compagnia. Rosso, il prossimo colpo, ecco, lo distrugge. E non posso sparare niente con l'altro braccio perché non ho l'arma.
famiglie. Buono ragazzi, io direi che la serata si può concludere qui. Vi ringrazio, ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno seguito fino adesso. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì. Ora ignoro purtroppo chi ci sarà, se il team di Firenze o il team di Bologna. E di nuovo grazie a tutti quanti, spero di avervi fatto passare una bella serata in allegria e all'insegna del divertimento, e buonanotte a tutti e ci sentiamo la prossima. Grazie Paolo Rave, grazie Scarac 73, e speriamo comunque di avervi stupito. Ah sì, saremo presenti anche alla manifestazione che si terrà a Bologna, il Bologna Nerd, che si terrà il 9-10 di febbraio. Allora sicuramente Nicola, SFC e Rax ci sarà, presumo anche ci sia anche il team di Firenze, e ci sarò anch'io, comunque ci vedremo. Comunque intanto di nuovo buonanotte, un saluto a tutti quanti e state con noi, non ve ne pentirete, e di nuovo un saluto da parte dei Mame Retro Avengers. Ciao ciao, bye!